In questo momento, un po' così di quarantena, eccetera, eccetera, e dopo i rimandi di questi videogiochi, hanno rilasciato la demo giocabile di Resident Evil 3. Ora, io non voglio dire niente, ma probabilmente qui qualcuno non aspetta ora che esca questo gioco. Quindi, signori, buona matata, ben ritrovati al vostro ICM 89. Vi porto in quel che è la scena provvisoria che io sto utilizzando per registrare in questo momento. Quindi lingua voce italiano, interfaccia italiano, sottotitoli sì, schermo ci sta bene, mazza che prepotenza. Ci siamo, io sono molto contento che mi è uscita questa qua, anche perché lo desideravo da tantissimo tempo. Mamma mia, quanto sei brutto! Eri più bello prima! Ma che ti è successo? Adesso sei diventato proprio brutto! Ma non è il mio Nemesis! Nemesis, che t'hanno fatto? L'hanno deturpato! Cioè, non che prima fosse stupendo, ma adesso è proprio brutto! Andiamo a giocare! Ma sì che il prodotto finale potrebbe essere differente, ma me ne rendo conto. Tra l'altro, non mi sembra che neanche mi hanno fatto scegliere la difficoltà. Subito un bel pulito. Raga, dai questi like! Veramente, perché... Capitano, Perché mi fa alla uscire da signorina qua? serve aiuto. Io loro me li ricordo. Io, cioè, loro me li ricordo. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Va bene. Piacere di conoscerti, Jill. Joel. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah, non sta messo bene, dottore. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ma caparezza qua. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Ma io non ho capito questo prologo. Perché mi hanno sbattuto già sul Va treno bene. con i mercenari? Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi queste. Servirà per tenerci in contatto. L'audio So è, cosa come al dovete solito, è fare. sfanculato. Stabiliamo le priorità. No, la priorità è che tu Scegli mi dai uno. quell'M4. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Allora. Innanzitutto, graficamente ci siamo, Bella, stupendo. capitano. L'hanno conciata per bene. Ma credo che sia Non morirò certo per un questo. gioco completamente diverso da quello che ci hanno abituato. Ma grazie a camoti di te che corro con le tre. Allora, io mi devo equipaggiare. Mi hanno detto vai al piano di sopra e potrai equipaggiarti. Molto bene. Mi sembra che sto uscendo. Io sicuramente, come un beota, me ne andrò via senza equipaggiarmi. Sicuro al 100%. Ho questa sensazione. Vediamo un po'. No, sto in edicola, mo. Non è quello che volevamo. Non so se devo uscire al lato dietro. Jill, sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Allora, i miei rifornimenti, io ho paura che sono uscito dal lato avanti del treno. Se invece uscivo al lato dietro del treno, questo non me lo toglierà nessuno. Perché? Ma non mi va, che palle. Dai, mi voglio togliere sto sfizio. Bello, però non capisco Ma... perché. Aprile, sì, come no. 3 aprile. Proprio esce proprio il 3 aprile sto gioco, tranquilli. Ma è vero, ma. No, è vero, esce il 3 aprile, ma non gioco una copia fisica. C'ha ragione.
E io adesso sto uscendo dall'altra parte, io lo sapevo. Io lo sapevo che era una trappola per farmi perdere tempo. Lo sapevo io, cioè non è che... Però aspetta, anche tornando indietro ho avuto il mio, cioè avevo dimenticato delle scatole di munizioni. Ma se a me mi viene detto vai su e troverai il tuo equipaggiamento, io aspetto di andare su, non di trovarlo. Vabbè, ma fate cazzare che comincio a sparare, eh. Tanto c'ho 12, 22 proiettili. Quello c'ha un M4, a me mi manda con 12 proiettili in giro. Poi ci servi tu, sei la nostra unica superstar. Ho capito, armate. Erbette verdi. Io... Ah, ok, sto trovando adesso l'equipaggiamento. Polvere a sparo. Polvere a sparo. Che quelle le possiamo combinare. Ma non mi devi, non mi devi rompere le scatole, non mi dire come gioco a questo gioco. Gioco, per favore, non lasciami perdere. Bello! Aspetta, com'era il coltello? L'allero, non era così? Non era così? Giusto? Ah no, perché è vero. La! Butta a me, butta. Che poi ripeto. Lo sapevo io perché. Ne ho unite due di quelle. Ah, hanno rimesso un'altra volta sta roba qua? Un'altra volta sta roba qua hanno rimesso? Regà, Resident Evil lo so forte, cioè nel senso che i trucchetti li so. Ma non le... Ma non, io capisco tutto. Allora, qui c'è qualcosa che sicuramente io attualmente non posso fare. Qua c'è il baule che io ci vado a depositare questa roba qua, perché secondo me è ancora presto. Anche se, se mi ricordo male, in Resident Evil la polvere da sparo, infatti, adesso che mi ricordo, se io faccio di questo, questo, questo e questo, mi vengono fuori i colpi di pistola. Quindi era inutile andarli a depositare perché non credo che mi daranno altre cose da qui a breve. Non vedo la macchinetta per salvare, non credo che sia giusto. Cioè che devo salvare. Non la vedo la macchinetta. Se faccio così la mappa. Non mi devi dare importunare. Non mi devi importunare. Ok. Adesso io non voglio dire, non voglio essere, ma se sapete che qua fuori ci sono i sopravvissuti, ma mettete un militare o un cartello con scritto se siete sopravvissuti venite qui sotto che ci stiamo equipaggiando per scappare, no, di farli morire tutti quanti. I sopravvissuti, ma... dobbiamo far ripartire il treno. Allora, una cosa che vi posso dire è che attualmente l'audio del parlato non mi piace, l'audio degli spari sì. Però sapete che adesso è tutto un po' un attimo... Tutto approssimativo, no? State calmi. È figo, è figo. Però non mi danno l'opportunità in questo momento di scappare, cioè... Questi fight sono quasi obbligatori. Ma penso sia... All'allero! All'allero due volte! Ok. Perché si sono rialzate le merde. Mamma mia, che schivate che faccio. Mamma mia. Volve a sparo. Pistola. Questo mi sarà utile a breve, già ve lo dico. Carlos, sono nella strada principale, che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Mazza questo quanto è simpatico. Già che non mi ha dato l'M4 mi dà fastidio. Ragazzi, io tanto so che tra poco... E che ci metto? Ma tanto è voluto. Mo torno indietro. Lo si incazza. L'allero la. Guarda, Allora ragazzi, se per favore stiamo calmi. Gille, non fare sta faccia che... Vabbè. Allora a te ti devo fermare. Ok.
L'ho dovuto fare perché era un po' troppo veloce quello là. Magari era più forte. L'esplosione era più forte di quello che mi aspettavo, però. Allora, ragazzi, come fate a arrabbiare? Possibile che questi non li posso evitare? Secondo me sì. Secondo me sì. L'allero, l'allero, l'allero. Che ho preso? Ho evitato, baby. Ok, perché se lo fai al giusto tempo. Madonna, si vede in cavolo, raga. Altro che luminosità sparata a bomba. Allora, come al solito mi posso dividere in due. Fatemi vedere un attimo là, perché secondo me mi sembra. Bravi, voi restate là. Bello sto gioco, raga. Sapete che io impazzisco questi giochi, eh. Qua secondo me è zona di loot. Zona di loot. Allora, va bene, no, va bene. Tanto l'altra perché pensavo di poter combinare, invece no. Mi serve. Oh, regà, vi giuro non ci vedo niente neanche io, quindi non incominciate. Non incominciate a dirmi no perché non si vede, no perché non si fa. Regà, rompete palle. Samara, non rompi palle, eh. Ah, come ha preso a fuoco questo? Non ho capito, per simultaneità. Si è sentito toccato nell'intimo. No, qua non torno. Ah, è vero, qua torno in. Ah, questa è una shirtcast. Si chiama shirtcast per non beccare i zombie di prima. Quindi in realtà, come al solito, scelgo sempre la strada sbagliata. Che fai, te ne privi? No, ma io l'ho fatto per avere delle munizioni in più. Adesso io non volevo dirvelo, però. Ok. Non ho dati per poter far niente. Diario del farmacia. Ok, capirei. Questo nuovo tonico per capelli sta andando. E questa zona sta diventando molto pericolosa. La nuova cassaforte è aperta. È perfetta. Nessuno conosce la combinazione, nemmeno mia moglie. È un segreto che rimarrà tra me e la mia bellissima regina Acquacuore. Sono sicuro che lei non la dirà anima viva. La mia regina Acquacuore. Quindi mi immagino che da qualche parte ci sia qualcosa. Quindi combino. Raga, io mi over. Cioè, se mi da. Probabilmente sto sbagliando. La mia regina Acquacuore. Allora. Sapete che loro giocano molto con i segni. Allora, fatemi incazzare qua. Che appena becco la regina Acquacuore, so cazzi sua. Ok. Regina Acquacuore. Allora, innanzitutto. Eh? Acqua? Cure? Ah, no, era più bella Acquacuore. Acquacuore. Allora. Acquacuore. Ma non credo che. Ma bastarda, dammi questa, dammila. Non è qui. Acquacuore. Io poi tra l'altro dicevo che io ho sentito da sti pizzi. Niente, raga, io sento qua un rumore, ma o è buggato o non lo sto trovando. Ah, ok. Stava a sentire dura e mezza. Acquacuore. Questa è la tua bellissima regina? Ci sarebbe di meglio sul mercato, eh. Però. Beh, però oddio, quello è un farmacista. Ipoteticamente dovremmo trovarla dentro una farmacia. Immaginavo che stava là. Allora, ipotizzando che secondo me la cassaforte si aprirà. Vedendo bene cosa c'è in questa. Questa farmacia. Ragazzi, che palle che siete. C'è una nuda là. Allora, umbrella. Sì, sì, probabilmente è quella là. Aspetta che c'è un attimo un tipo che. Eccola qua, Acquacuore 918. Aspetta, no, sinistra, destra, sinistra 918. Ok. 918. Va bene, me lo ricorderò. 918. Mi stanno dando un botto. Un botto di 918. Mi stanno dando un botto di roba, raga. Forse anche troppa per Resident Evil. Non lo so, ma.
Magari è fatta apposta, eh. Ma quello l'ho preso? Sì, l'ho preso assolutamente. 918. Che poi qua io ritornerò con i miei fogliettini magici. 918. Cassaforte. Quindi abbiamo detto 9 1 8. Mamma mia, raga, che ho preso? Perché uno dovrebbe tenere un menino dentro una cassaforte? E proprio per la mia pistola. Ah, perché mo si chiude, vedi? Prima non si chiudeva, adesso si chiude. Quindi beh, sì, dai, diciamo un bel potenziamento, non incredibile. Un bel potenziamento, assolutamente. Quindi lì abbiamo guardato tutto. Qui io penso che questo qua... Mi confondo purtroppo con i tasti, perché è buono. Anche è vero che io lo ripeterò per sempre, mi piacerebbe tantissimo che i zombie di Resident Evil morissero con un colpo alla testa preciso. Sì, sì, ma l'ho visto, te lo qua. Dai ragazzi, so che tanto purtroppo ce n'è uno che mi toccherà. C'è questo ragazzotto. Dai, dai, dai. Allora, voglio vedere un attimo qua. Non so bene che cosa sia questo posto, non ho capito bene. Bella lunghetta come demo, eh. Però minchia. Allora, uno è grosso. Madonna, quanti me l'ha fatti sprecare. Uno era grossissimo questo. Infatti non capisco perché se l'ho sparato nel petto, allora non gli ho fatto quasi niente. Ah, la manichetta antincendio l'ho trovata. Allora, in questi giorni i episodi di violenza hanno venuto sempre più. Sono persino arrivato al punto di comprare un fucile. Ok. L'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate la catena e usate quella bellezza. Ragazzi, io ripeto, anche il fattore di avere 280.000. Troppa roba, raga. Secondo voi perché mi hanno dato granata? La porto, sì, per il momento sì, ma sono sovraccarico. Ah, ok, quindi questo qua, ragazzi. Ah, mi fa proprio l'anima. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare una porta di salve del primo nemico, ci usa. Non è questo, mi serve qualcosa di molto più grande. Mi serve qualcosa di molto, molto più grande, ragazzi. Che sono? Ah, io vi dico, ma è un'altra cosa che io non sopporto. Ma i zombie, una volta che ti sparo in testa, devi morire. Devi morire, devi morire. Una volta che ti ho killato, devi stare giù. Per cortesia. Ok, quindi... Madonna, raga, che scatole quando fanno così. Che scatole, raga. Qua posso passare? Sì, ma comunque mi serve sempre quella roba per aprire di là. Porca aspa. Madonna, raga, che palle. Ma che palle. Madonna. Ma sta scassando, minchia. Ripeto, troppa roba. Mi sembra strano, eh. Così per dire, mi sembra tanto, tanto strano. Allora, io sto andando qua. Qua non posso, non trovo niente. Ammazza che lucchettone.
Piantina verde. Ah, ah, ok. Allora, in realtà qua io ho trovato un botto di roba. La tronchesina c'è utile. Non so se... Però non... Mi sbaglio. Ma per salvare non trovo niente. Tu dici? Diciamo che è fatto te plutonio quella roba là. All'allero, all'allero, regà. Allora, fermi un attimo. Oddio. Dove era il fucile a pompa? Era negli uffici, alla porticina in alto gialla. Sulle spalle. Madonna di Dio. Allora, porticina in alto. Ah, ma ho capito dove sto. Madò, questo mi ammazza, raga. Questo mi fa fuori. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Perché io sono andato avanti, capito? Porticina gialla. Porticina gialla. Ma perché sono andato avanti? Non ero pronto. Qua. Calma, Nemesis. Ok. Secondo me siamo leggermente bene in questo momento. Quindi questo lo apro. Ok. Mi prendo il fucile a pompa. Ok. Minchia, ma mi occupa spazio pure il fucile a pompa? Questo però non mi fa fare proprio niente. Questo qua. Adesso sto normale, andrei a rischiarmela. Anche se secondo me sbaglio, perché Nemesis... mamma mia, guarda, pensavo fosse... Mamma mia, raga, Nemesis è qualcosa di giganterrimo, io ve lo dico. Vi dico, non so neanche se lo posso buttare giù. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che botta che mi ha dato. Madonna, raga, ma se è così difficile sto gioco da adesso, dove mi farà riprendere da qua? È fortissimo, te ho due cazzotti e mezzo. Solo momentaneamente lo puoi fermare, non è che muore, vedi? Ma solo momentaneamente, ho capito, ma che cosa mi significa momentaneamente? E mi hanno fatto tornare pure indietro, bastardi! Allora, raga, sono tornato, non è che sono tornato indietro, ma ci ha fatto tornare per forza. Ok, quindi qua io sono tornato indietro e non ho attivato il Nemesis. Qua non ho avuto la brillante idea di attivarlo. Allora, io qui adesso torno indietro e mi prendo il fucile a pompa senza che il Nemesis mi venga a strafaccare. Questo sicuramente dopo si alza, va bene. Ma se non sbaglio, qui, da questa parte a destra, c'era una porta, esatto, che io potevo aprire. Quindi mi apro questa. Perché andare lì dove c'è il Nemesis in questo momento non mi sembra una grande idea. Anche qua però mi sembra che... Dai ragazzi, per favore. Oh, con tutto così dovrebbe essere. Tutto così dovrebbe essere. Ok. Granata... Ah, due. Valigetta. Sì, sono proprio contento di questo. Allora, facciamo così. Dato che i colpi del fucile a pompa non li voglio lasciare, guarda, nel dubbio. Facciamo così. E questo me lo prendo. Intanto io sento anche dei colpi di sparo. E in realtà io adesso devo andare davanti al Nemesis. Ho due granate, ma tanto lui... Poi c'è scritto che si riprende. Quindi non è che... Mannaggia la miseria, raga.
Guarda, nel dubbio neanche voglio vedere quello che sta succedendo. Non me ne frega niente. No. State un attimo accorto. Quindi qua marcio così. Ok. Madonna. Che pistolone che c'ha Jill. Bene. Via. Oh, l'allero, ma che è fortissimo. Però è sempre comunque molto molto bello, devo dire. No, ma grazie per aver giocato. No, ma datemi il gioco subito, raga. Bello però, Bombole distrutte 5 di 20. Ma su questo che ho fatto, bombole distrutte 5 di 20? Ah, le bambole, avevo capito bombole. Ah, quindi ce ne stavano 20 di queste. 26 minuti. Vabbè, adesso sapendo dove devo andare lo potrei anche rushare. Mamma mia, che bello! Che bello! Nemesis l'hanno fatto un cazzosissimo. Ha fatto il naso, lui non ce l'ha. Vabbè, non perché si vede che qua si doveva togliere calcolette. Signori, grazie mille per aver visto questo video qua. Spero che vi sia piaciuto. Io questa qua non ve la vorrei far vedere, ma perché? Perché ho paura di copyright incredibili e pazzeschi, quindi vi tolgo l'audio. Vi ho tolto l'audio a voi, ragazzi. Ragazzi, secondo me è tanta, tanta roba. Vi rimetto l'audio, non me ne frega niente. Let's do this. Mamma mia, raga, sta Jill Valentine. Bello, che vi devo dire. Accendi la pagina del produttore per acquistare il gioco? No, perché saranno cavoli pure i miei dove lo vado a prendere. Signori ottimi miei, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, subito un bel pollicione in su per il vostro ICM89. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, di seguirmi su Instagram. E vi ricordo che Resident Evil Nemesis lo potete acquistare anche su Instant Gaming a un prezzo bassissimo. Vi lascio il link in descrizione di Instant Gaming. Signori, guardate gli altri due video. Bella. Comunque, quanto è incazzato Nemesis, mamma mia.